Sul blog oggi ha preso il via la seconda consultazione online per definire la legge elettorale del Movimento. Voi però bocciate il progetto di riforma che è all'esame del Parlamento in queste ore, ma avete presentato degli emendamenti. Non le sembra una contraddizione? Assolutamente no. La nostra volontà fino ad oggi è stata quella di poter portare la volontà dei cittadini, ed è per questo che sul blog noi andiamo con la nostra legge elettorale, all'interno delle istituzioni. Questa legge elettorale è fatta nelle oscure stanze del potere tra Berlusconi e Renzi. Noi vogliamo soltanto poterle emendare per quelle che sono le nostre basi, delle preferenze e una forte volontà di lasciare fuori dal Parlamento i condannati. Anche oggi tornate a criticare Napolitano, perché? Ma è molto semplice, noi chiediamo che sia un ruolo di garanzia, ma garanzia vera. Noi chiediamo che la legge di stabilità, come è avvenuta nel mese di dicembre, non sia una legge localistica, perché così non deve essere, perché se diventa una legge localistica diventa una legge delle marchette, dei partiti sul territorio. IMU Banca Italia prosegue la vostra battaglia, state facendo ostruzionismo in aula. Beh, è chiaro che nessuno vuole che 7 miliardi e mezzo della Banca d'Italia passino in mani private. Questa assolutamente noi ci battiamo contro questa possibilità e lo facciamo in tutte le possibili modi in aula. È chiaro che contro di noi c'è una possibilità, la prima volta nella Repubblica e nel Parlamento alla Camera della Tagliola. È un evento straordinario per mettere la museruola alle opposizioni, una cosa che non è mai successa.